Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Vogliamo fare ancora un po' così? Mi diverto un sacco. Oggi, novità assoluta, parleremo di una palette che ha stuzzicato il mio interesse, ma prima di cominciare vi invito a far parte della fantabolante mozzafiatante Dili Community! Il tastino rosso qui sotto è sempre gratuito. Non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti ogni video che la Dili Geek in questione carica su YouTube. Seguimi anche su Instagram, stavolta mi sa che ci ho azzeccato. E se il video poi ti piace, non dimenticare di mollarci un bel like di supporto. Ebbene sì, ragazzi! Ho deciso di investire i miei ultimi quattrini, i miei ultimi denari per questa palette che obiettivamente è pazzesca. E stiamo parlando della nuovissima palette della collezione Cool Crush, infatti si chiama Cool Crush anche lei, di NARS. Cioè, ma la state vedendo? Lo spettacolo? Lo spettacolo? Io sono rimasta scioccata già solo dal pack. E poi la gamma colori all'interno è molto interessante perché comunque ci propone un qualcosa di sicuramente portabilissimo perché abbiamo tutte le scale di nude, abbiamo i color panne, insomma una palette, come dico io, abbastanza completa. Ci manca un nero, ci manca un marrone scuro, però abbiamo dei colori un po' più particolari. Stiamo parlando di 369 12 ombretti. La palette in questione l'ho presa sul sito di Sephora e costa 55 euro. Non costa poco, ma in paragone ad altre palette, dato che l'ho già swatchata come potete vedere, penso che il prezzo sia assolutamente azzeccato, ma non parliamo troppo in fretta. Proveremo insieme il prodotto prima. Non capisco sinceramente come mai NARS ultimamente sia molto molto poco chiacchierato online. Io non vedo quasi nessuno parlare di NARS, nonostante i prodotti veramente siano di, secondo me, altissima qualità. Ho avuto il piacere di provare diversi loro prodotti, tra i quali fondotinta, blush, terre. Gli ombretti mai, devo essere sincera, mi sembra che gli ombretti mai, però tutto ciò che io ho provato, bene o male, è risultato un buon prodotto su di me, quindi assolutamente non capisco come mai c'è questo assenteismo riguardo ai prodotti NARS. E dato che io ritengo che sia appunto un brand valido, ho deciso di investire i miei soldini e di farvi vedere questa palette che tra l'altro su Instagram ha suscitato anche il vostro interesse molto di più di quella di Too Faced, di cui parleremo nel prossimo video. Credo sarà il video in cui proviamo tutta la roba che ho comprato su Sephora insieme a questa palette. Passiamo oltre. Prima di iniziare con la palette vi faccio una carrellata velocissima dei prodotti che ho utilizzato per realizzare la base perché so che vi può interessare. First of all, Purifying Priming Water di Revolution. Rido perché l'ultimo video dedicato alle novità Revolution ed è stato un disastro epico. Ve lo lascio qua nella i delle informazioni. Il fondotinta, sempre lui un caro vecchio amore, fidatissimo anche se non ha una super copertura, lo adoro. Stay Naked di Urban Decay, tonalità 40 nm. Il correttore è una novità Revolution, Conceal and Define Infinite, tonalità C6. 6.5. La cipria con cui ho fissato il tutto, ragazzi, questa andrà nel mio kit da truccatrice sposa. Perché per chi non lo sapesse, sì, sono una truccatrice qualificata specializzata in trucco sposa e questa credo che salverà la pelle di moltissime spose oltre a fare un bellissimo effetto. L'Ora Mercier Translucent Loose Setting Powder, la vita letteralmente. Bronzer, ho utilizzato questo qui, Bronze and Glow di My Art Revolution, la vita in terra, ce l'avevo sotto mano, l'ho usato. Il blush, sempre lui, ultimamente sto in fissa con l'Amazonian Clay Blush in Harmony di Tarte. Questa è una travel size che c'era in un kit che ho preso in Francia. Per le sopracciglia ho utilizzato la mia amatissima Geisha Brows. Ragazze, questa matita batte 101, tantissime altre matite molto più costose di Astra. Numero 03 Brown, la vita. E sulle labbra invece ho utilizzato il Milk Diamond Gloss di Fenty Beauty. Questo è pazzesco, solo che tende a farmi, vedete, sti accumuli bruttissimi che io sembra abbia le bave. E non è una cosa che mi piace, perché ne metto 8 kg perché mi piace che sia lucido, però poi non mi devi fare sta cosa, che è orribile, quindi perdonatemi se durante il video vedete sta cosa, sappiate che non sbavo, eccoci qua. Quindi la nostra base per l'ombretto è semplicemente correttore incipriato, come si fa normalmente. Infatti io sto iniziando a fare questi video in cui vi parlo delle palette o comunque degli ombretti utilizzando una base classica, senza usare P. Louise, senza utilizzare il primer di Anastasia o cose che comunque nella quotidianità tendenzialmente non si utilizzano, comunque per andare a fare un make up da tutti i giorni. E dato che bene o male chi mi guarda compra i prodotti e poi li usa quotidianamente, ovviamente
andiamo a utilizzare questo metodo. La gamma colori mi piace un sacco perché la trovo appunto abbastanza completa e swatchandola la qualità delle polveri mi sembra decisamente on point, ragazze, ma decisamente. Faremo come al solito un occhio in un modo e l'altro occhio nell'altro. A sto giro vi avvicino, ma non troppo, perché ho notato che è un po' problematica la situazione dell'avvicinamento eccessivo. Non lo so, ultimamente sto cambiando un po' i gusti. Prima di cominciare con il make up occhi vi faccio vedere la carrellata di swatches che ho fatto e che ho filmato sotto la luce naturale del sole, quindi questi sono i colori sotto la luce naturale, su pelle nuda ovviamente e con quanti meno swipe di colore possibili. Devo dirvi che il rosso, che sarebbe Risk, è un po' ostico, ma tendenzialmente tutta la gamma cromatica dei rossi è difficile da rendere bella burrosa e corposa, perché proprio il pigmento rosso è un pigmento che tende ad essere molto secco. Poi abbiamo il blu, che invece è più omogeneo del rosso ma comunque un pochino più laborioso secondo me, ma teniamo sempre in considerazione che lo swatch è una cosa e l'applicazione sulla palpebra è tutta un'altra. Ci sono tantissimi ombretti che swatchano in un modo e poi sulla palpebra performano meglio o peggio, quindi dobbiamo assolutamente vederli sugli occhi. Per fortuna non avevo ancora buttato la scatola, perché sapete che di lì chicca con le robe che macchiano non va molto d'accordo, quindi voglio assolutamente vedere se ci sono delle controindicazioni particolari segnate qui. Non vedo nulla riguardo colori che macchiano, cose di questo tipo, e questo è quanto. Direi di cominciare subito, quindi vi avvicino. Eccoci, io direi di non spostarci troppo da qui, tanto riuscite a vedere bene tutto. Iniziamo da questo colore burro e lo andiamo, quale occhio iniziamo? Di qua. E lo andiamo ad applicare così sulla palpebra per andare a uniformare, anche se comunque abbiamo già incipriato. Questo è proprio il color carne per eccellenza, perché è il colore esatto della mia pelle, perfetto. Andiamo poi a prendere lui, marroncino. Sto usando un pennello 220 di Primark, un classico pennello da sfumatura in setole sintetiche, e andiamo nella nostra piega palpebrale. Non ho la minima idea di che look andare a realizzare, quindi preparatevi all'ignoto, letteralmente. E ora direi che possiamo assolutamente lavorare e giocare con il blu, perché ovviamente è qui, è un colore che si fa sentire e direi che possiamo assolutamente dargli voce. E andiamo quindi con questo petrolio bellissimo, che macchia un pochino a onor del vero, perché comunque con gli swatches ho avuto qualche problemino. Andiamoci con calma, sto usando il Morphe M506. Questo colore in particolare non è eccessivamente polveroso, anzi quasi per nulla, e mi ricorda un sacco Audrey di Iconica, cioè veramente tantissimo. Quasi identico, molto bello, è un colore veramente molto molto bello. Ovviamente in questo video cercherò di evitare di fare il classico look con i marroncini, perché avete tutto a disposizione in questa palette, avete l'oro, avete il rosa champagne, il rosa più candy, per fare veramente look da tutti i giorni. Per questo mi è piaciuta questa palette, proprio perché è molto versatile. Potete portarvela in giro e avere sia una palette da look quotidiano, insomma, sia una palette che magari, che ne so, per un'uscita in particolare, per la sera, per un make-up un pochino più strong, indipendentemente dalla fascia d'orario in cui decidete di indossarlo, comunque ce l'avete. A questo punto vado con questo pennellino di Essence a prelevare l'azzurro appena sopra, che è lui. Rimaniamo nella scala cromatica dei blu per questo make-up, credo di sì. Adesso vediamo un attimino come si svolgerà la situazione e andiamo sulla palpebra mobile con questo colore, che onestamente non so se è il pennello. Proviamo a cambiare pennello, proviamo a prendere il mio amato pennello di Essence, che so essere più affidabile. Un po' niente, è un po' niente. Considerate che ho la base incipriata, quindi assolutamente gli ombretti fanno un po' più di fatica ad aderire, però vediamo se riusciamo a mettere un po' di priming water e a intensificare questo azzurro, che altrimenti è un po' sciapino. Sì, va meglio, bagnato va decisamente meglio, va meglio anche perché sta tirando fuori un sacco di riflessi. Fatemi vedere da vicino che sono un po' ciecata. Sì, tira fuori i riflessi che trovate in cialda, quindi assolutamente o dito o applicatore in spugna o pennello bagnato. Perfetto, mi piace, I like it. Ok, ora andiamo all'angolo intorno dell'occhio con l'oro.
vogliamo fare gli extra, facciamo gli extra, quindi prendiamo l'oro, che tra l'altro è uno di quegli ombretti che quando l'ho andata a prelevare in cialda sposta parecchio la polvere. Con l'oro andiamo praticamente a fare una sfumatura molto ampia che va anche al di sopra un po' del blu, facciamo una cosa un po' più grafica, un po' più così. Riprendo il Morphe e risfumo qui perché comunque voglio dare una certa forma al make-up. Prendiamo questo pennello Gessap 226 e io direi che possiamo andare direttamente con il blu sotto le ciglia inferiori. Quindi come al solito io mi metto un po' con la testa inclinata verso il basso e vado a colorare questa zona per non eccedere. Se avete la palpebra piccola, questo pennello, l'M506 di Morphe, per le sfumature piccole, quando non volete fare paciocco e creare un look troppo ampio, è straconsigliato. Io infatti ne ho due o tre, se non mi ricordo male, proprio perché è uno di quei pennelli che appunto vi aiuta a evitare di far casino. Ovviamente con NARS parliamo di una certa qualità di prodotti, quindi stratificabili, un po' come il discorso MAC. La maggior parte degli ombretti MAC che ho provato anche in accademia, che ho utilizzato in accademia, sono molto secchi e tendono a non scrivere molto bene all'inizio, perché sono studiati apposta per agevolare un truccatore nello svolgimento del suo lavoro, ovvero sia stratifica e costruisci il colore, costruisci la tua piega, costruisci quel che cavolo devi costruire, manco fossi un architetto, e così eviti di fare meno paciocco possibile. Questa cosa agevola ovviamente il nostro lavoro in ambiti in cui non puoi permetterti di sbagliare, quindi meglio poco alla volta aggiungere con calma senza fare casino, piuttosto che avere super un payoff della Madonna subito e poi non riuscire più a sfumarlo. Ma non aiuta solo i professionisti, ragazzi, aiuta anche le persone normali che magari vedono una palette così, wow che figo, vanno di brutto col pennello o col dito direttamente sulla cialda, se lo spatafasciano su e casino, prima applicazione casino, oh mio dio questa palette non mi piace. Quindi non è poi così sbagliata come filosofia quella del colore costruibile, io l'ho sempre appoggiata e sempre approvata, voi cosa ne pensate? E quindi NARS ha questa tipologia, comunque cioè guardate la sfumatura che bella che è venuta fuori. Questo per dire, non serve spendere 200 euro per una palette per avere la qualità. Molto bene, quindi questo look mi piace veramente un sacco, devo dire che anche l'oro messo lì mi piace un sacco, però devo schiarire un po' l'angolo interno, proprio interno qui, perché sennò mi si scurisce troppo e vado a perdere. Quindi riprendo il pennellino che era il Gessap 237 e vado con lo champagne, questo qui, praticamente me lo metto proprio all'angolo interno 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 qui. E vado anche qui sotto le ciglia inferiori per dare un po' più di luce qui, se no poi si incupisce troppo il make-up per mio gusto personalissimo. Anche questo molto delicato come oro, cioè si potrebbe usare anche come illuminante, vedete quanto è delicato. Molto bene, molto bene, molto bene. Ora cosa facciamo? Riprendiamo un po' del marroncino iniziale e andiamo un po' qui sulla piega, giusto perché non voglio perdere questo marroncino che abbiamo applicato appunto all'inizio. Poi riprendo il mio fantastico Morphe e ridò, perché ovviamente passando polvere su polvere tendo a spostare magari la sfumatura che ho fatto prima, quindi ridò due colpetti per ammorbidirla. Guardate che meraviglia! A me piace un sacco questa sfumatura. Situazione fallout, mi avvicino per cercare di farvela vedere, ma non c'è quasi nulla. Ma proprio nulla. C'è qualche tocco di blu, ma nulla che non riusciate tranquillamente a rimuovere così, con il pennello con cui ho fissato il contorno occhi e un po' di cipria. Perfetto. Anche questo determina la qualità del prodotto. Vado a completare questo look che starebbe benissimo anche così, ma io ci metto un po' di matita nera e questa è la matita nera di Puro Bio, la Long Lasting. E giusto per dare un po' di dimensione al make-up, sporco anche un pochino l'infracigliare superiore, ma poca roba, giusto per dare un briciolo di profondità. Poi vado con questo pennellino che è il Pink Definer di Neve a sfumare un pochino. Questo pennello per fare queste cose qua è perfetto. Ci vado sopra un po' spolverando con il Morphe, giusto perché così mi si amalgama meglio il blu.
E voilà, non sono andata fino all'angolo interno con il nero perché non volevo scurire troppo l'angolo interno. Vado con il Dark Love di Clio. Ed eccoci qua con un make-up semplicissimo che potete rifare tranquillamente per una vostra serata. Io lo vedo molto estivo, un po' zitano, voi che dite? Per l'occasione non andrò ad aggiungere ciglia finte, però comunque mi piace un sacco questo lato qua. E adesso passiamo all'altro. Vado a prendere un Teal Blending di Neve Cosmetics. Vorrei andare a prelevare questo colorino qua, però per me secondo me rimane scuro. Proviamo. Per andare sotto l'arcata, però io lo vedo più come un primo colore di transizione. Infatti, meno male che non sono andata sotto l'arcata perché per me sarebbe stato scuro. Quindi come primissimo colore di transizione ci sta alla grandissima. Non so se in video si percepisce che ha quella tonalità tale per cui per me risulta perfetto per andare a fare questo lavoro qui. Vado a prendere, indovinate un po', un altro 506 però pulito di Morphe e vado direttamente con il rosso a fare la stessa cosa che ho fatto di là praticamente. Anzi, prima di andare direttamente con il rosso, vado a prendere sempre con il pennello con cui ho fatto la prima sfumatura il marroncino, questo qua. Lo prendo, lo scarico bene e vado un po' più nella piega, così scurisco un po' di più. Ok, ora posso prendere il mio Morphe scaricato e inizio, ovviamente per fare una piega dell'occhio di un certo tipo, vi conviene fare proprio l'angolo esterno prima, posizionare il colore scaricato per evitare di fare pasticci, anche se non credo che riusciate insomma con queste polveri perché sono molto molto fini. E dopo che l'avete posizionato qui decidete quanto andare in là con la sfumatura, quindi se volete fare un trucco un po' più impegnativo come questo andrete fino all'angolo interno, ecco. Se invece volete rimanere un po' più sobrie rimanete in questa zona, quindi nella parte più esterna dell'occhio. L'ho detto, questi pennellini sono la vita per fare questi trucchi, per non uscire dalla safe zone. Proviamo a questo punto a intensificarlo un po' solo qui all'angolo esterno, dopo averlo sfumato per bene. Questa sarebbe la tecnica vecchio stile, quella che insegnano in accademia, quella che è la standard, no, del trucco, quindi stratificare piano piano un colore, non andare direttamente e poi sfumarlo, capito? Quindi questa è la tecnica tradizionale, se così vogliamo dire. Ne approfitto e vi chiedo se vi potrebbe interessare un video in cui vi racconto come faccio io le sfumature, le varie tipologie di sfumature, eccetera, eccetera. Perché vedo tanto apprezzamento nelle sfumature che faccio. Vi ringrazio tantissimo, veramente tanto. Come ho sempre detto, è stato un lavoro lungo, perché quando intanto vado a prendere il eye shader di Mulac e vado a prendere questo rosa bellissimo che mi ispira un sacco. Comunque quando iniziai a truccarmi e guardavo i primi video su YouTube, quello che mi sono detta e ripromessa è: devo imparare a fare le sfumature eteree, morbide. Che bello questo colore, eteree, morbide, ben sfumate, cioè proprio che devono quasi scomparire, no? A me piacciono quelle lì e infatti poi è stata la chiave che mi ha permesso di diventare truccatrice sposa ed essere apprezzata in questo senso, perché il trucco sposa prevede certi canoni, tra cui la morbidezza delle sfumature, no? E quindi se vi può interessare vi posso fare un video molto tecnico in cui vi spiego come faccio io diversi tipi di sfumature a seconda del make-up che vado a realizzare. Fatemelo sapere nei commenti. Intanto questo rosa è stupendo, letteralmente bello. Colori morbidi, quindi cosa significa? Che non sono, ma del resto anche lo swatch non vi tradisce, perché se voi swatchate questa palette in negozio vedete che è esattamente come sull'occhio. Io adesso ho bagnato con un po' di priming water e esplode un po' la luminosità. Bello, 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 mi piace, mi piace, mi piace. Riprendo un po' di rosso che sarebbe Risk e vado solo qui per non perderlo all'angolo esterno. Mi piace un sacco, mi piace assai. Quindi vado direttamente con un Gestap 237 e vado a prendere questo champagne, eccolo qui, un po' rosatino, e con lui vado all'angolo interno sia sopra che sotto, perché tanto è talmente chiaro che posso andare sia sopra che sotto. E anche in questo caso io provo a bagnarlo perché lo voglio un po' più luminoso. Allora,
Allora, andiamo quindi sotto le ciglia inferiori, prendo questo pennellino che era di Glossip, non ho capito se esiste ancora oppure no Glossip, onestamente, vado a riprendere il rosso, ma se non mi sbaglio dovrebbe essere chiuso il brand, e vado sempre qui all'angolo esterno. Prendo un micro pennellino che non ha più neanche il nome e vado con il rosa qui all'attaccatura delle ciglia, sempre per ricongiungermi con il make up che sta nella parte superiore. Quindi cosa faccio adesso? Pulisco come al solito volgarmente il pennello con cui ho fatto la prima sfumatura e vado a prendere di nuovo questo colore qui. Praticamente mi vado a sfumare un po' meglio il bordo esterno qui, in modo che risulti tutto un po' più morbido. Ecco, perfetto. Cosa farei in questo caso? Magari scurirei un pochino nell'infracigliare superiore e andrei magari con la matita proprio nella rima ciliare superiore per dare un pochino di profondità. Non vado sotto, tanto un pochino la matita tende a trasferirsi, è normale. Pulito volgarmente anche il Pink Definer perché non ho voglia di lavare 800 pennelli e vado piano piano a sfumarmi questa matita, giusto così per dare un po' di definizione. Se poi volete, vedete che si trasferisce un po' da sola sotto, è normale. Se volete dategli un po' di codina per fare una sorta di eyeliner. Se invece non lo volete, non lo fate. Io ora vado a prendere il rosso Risk e vado sopra per rendere tutto più sfumato. Praticamente alla fine ho fatto un eyeliner sfumato, ma ho fatto un eyeliner. Vado anche qua di Dark Love di Clio. Si vede che ho finito tutte le mie scorte dell'Angelique Touch, eh? Perché le mie ciglia stanno diventando una cheghetta di nuovo, nel senso che prima erano belle lunghe e folte, adesso sono di nuovo sfigatelle. Non so se ristoccarlo, ci sto pensando, o se fare altro, concentrarmi su altro, perché volevo fosse una vera limited edition. Questo di Clio è molto carino, però per il mio occhio preferisco scovolini più stretti, più piccoli, per me è tanto grosso questo qua. Anche qua situazione fallout praticamente inesistente, non c'è praticamente nulla, passo giusto per sicurezza, ma come potete vedere non c'è nulla. Quindi questi sono i due make up che ho realizzato con la palette di NARS. Ovviamente, ripeto, potete anche fare look molto più nude con i marroncini presenti nella palette. Io volevo evitare, visto che è abbastanza scontata come cosa. Ok, quindi eccoci alle mie considerazioni finali sulla palette Cool Crush di NARS. Io personalmente mi ci sono trovata bene, non mi aspettavo nulla di diverso da questo, perché comunque NARS ha il suo concetto alla base di trucco professionale e quindi sapevo che mi sarei trovata di fronte un prodotto di un certo tipo, con delle polveri all'interno molto lavorabili che comunque danno un bellissimo effetto finale, perché ragazzi, cioè, non c'è nulla da dire, sono veramente riuscita a fare un trucco bellissimo e neanche in tanto tempo, perché poi alla fine, anche se si stratifica, non è che ci metti 80 anni a stratificare il colore e a renderlo uniforme ma anche ben ben sfumato. Io sono molto soddisfatta di entrambi i look e quindi sì, è una palette che vi consiglio, oltre a essere un bellissimo pezzo di make up da collezione, perché comunque, cioè ragazzi, a livello di pack è pazzesca e in sé per sé in realtà è una bellissima palette limited edition, quindi una volta finite non ce ne stanno più, e la trovo molto travel friendly perché poi alla fine è proprio piccina, cioè ancora più piccola della mia mano. Va bene che io ho le mani enormi però alla fine è travel friendly, ci entra tranquillamente in qualsiasi pochette ed è veramente molto bella. Alla fine della fiera quindi la vostra Daily Geek vi promuove ampiamente la palette di NARS Cool Crush, che ovviamente trovate sempre giù nell'info box. Sono curiosa come al solito di sapere che cosa ne pensate di questa palette. Non potete swatcharla perché siamo tutti un po' così imbloccati in quarantena, però voglio sapere che cosa ne pensate da quello che avete visto in questo video. Vi aspetto nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mollarci un bel like di supporto e di iscrivervi al canale se vi va, e sempre se vi va ci vediamo nel prossimo video. Un bacione gigante, ciao ciao.